Pronti? Cosa state aspettando? Bene, bravi. Allora, intanto buongiorno, grazie di essere qui. Noi oggi abbiamo... questa roba. No, perché non sta in piedi, vale. Questo è il famoso microfono d'appoggio. Sì, ma quando uno tocca questo si è morto. Si è morto, esatto. Secondo me Crozza parte molto. Ah, è colpa sua, eh? Beh, finisco in onda da Crozza, non è male. Non te farà fortuna della radio più, ma comunque. Ma vabbè, no, quello non. Cosa sei che decidi di fare? Niente, adesso devo cercare. Ma se sposto questo casca! Sì, ma siccome abbiamo degli ospiti, potrebbero far così. No, guarda, posso darti un consiglio? Sì. Allunga con l'asta. Allungala, grazie. No, allunga l'asta, allunga l'asta. No, no, qua, l'asta. No, no, qui sotto. Questo qua. Allunga questo. Allunga. Oh, là. Perfetto. No, là. Là. Aspetta, perché adesso però mi accusano che la impalo. No, non te mi impali, dai. A posto. A posto? Va bene, lascia il mio che va bene. Bene. Posto? Quindi non bisogna toccare le Gio. No, grazie. Posto? L'Alpino a posto? Perfetto. Grazie e buongiorno a tutti. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, abbiamo due grosse comunicazioni oggi. Una, la prima, peraltro, che riguarda una grande manifestazione che faremo in Veneto, anzi che faranno in Veneto e che noi ospitiamo volentieri. E quindi vorrei chiamare qui al mio fianco, ovviamente, salutare il Presidente Sebastiano Favaro, Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini. Prego. E poi Lino Marchiori, che è Presidente della Sezione ANA di Vicenza. Grazie. E Presidente Andrea Nardin, che è Presidente della Provincia di Vicenza. Buongiorno. Magari qualcuno anche qua a destra, seduti a sinistra oggi. Ah, avevate lasciato il posto per Giacomo Bossamai adesso. Però posso meglio lo mettiamo al centro, perché io fa un fiade qua, un fiadea. E poi il sindaco, possa mai che saluto, ci ha visti anche ieri sera, mi permetto di scherzare, sindaco di Vicenza, e Roberto Ciambetti come presidente del Consiglio regionale. Qua in veste d'Alpino più che presidente del Consiglio regionale. Bene. Io e te siamo a disagio qua oggi. Senza di... Non dite la piuma, La penna, mi raccomando. Come dire gelataio e non dire gelatiere, la stessa roba. Si incazzano e hanno ragione. Allora, guardate, al di là delle battute, noi siamo onorati di ospitare quella che possiamo dire, Presidente Favaro, sarà l'apoteosi dell'adunata dell'adunata. Presidente nazionale, devo dire che sono tutti uguali, però Presidente del Veneto e i Veneti possono dire che la 95esima adunata nazionale si terrà il 10 e 12 maggio in quella di Vicenza, che vuol dire che avremo, se lo guardassimo da satellite il mondo, vedremo l'ingolfo tutto a Vicenza, nel senso che abbiamo, come si può dire, veramente ospitiamo con orgoglio questa adunata. C'è un tema di alpinità, di identità, di valori, quindi oltre, diciamo, quello che è il semplice, fra virgolette, assembramento, come viene definito, cioè, c'è un tema etico e morale che va oltre tutto, e quindi noi siamo onorati, la Regione c'è, oggi siamo qui per firmare questo accordo, e vorrei anche dire che questo è solo l'inizio di un grande percorso, perché poi ve lo diranno poi gli addetti ai lavori, ve lo dirà il Presidente Favaro, ve lo dirà il Presidente Marchiori, e la partita da adunata è una partita di una macchina organizzativa che è paurosa. Forse io ho visto dati sul PIL, cioè il PIL che porta una adunata, che è assolutamente stratosferico per un territorio. Quindi assolutamente grazie di aver pensato, Presidente Favaro, e assieme all'Assemblea Nazionale, immagino si chiami, aver deciso di ancora una volta
di venire in Veneto, noi siamo una garanzia, dal resto lo si sa, perché per gli alpini non c'è, è come col Giro d'Italia, dico, non c'è Giro senza Veneto, non c'è Veneto senza Giro, non c'è Adunata senza Veneto, non c'è Veneto senza Adunata. E quindi veramente grazie, noi siamo qui che facciamo il conto a rovescio. Io adesso passerei la parola e saluto anche gli assessori che sono qui, l'assessore Donazan e l'assessore Marcato. Gli altri assessori non ci sono perché alle 10.30 è iniziato il Consiglio regionale e quindi è iniziata la discussione sul bilancio regionale. Passare la parola nell'ordine al Presidente Favaro, poi al Presidente Marchiori, poi al Presidente della Provincia, il Sindaco di Vicenza ed infine l'Assessore Ciambetti. Poi firmiamo. Prego. Grazie, buongiorno, un saluto a tutti. Grazie soprattutto di questo momento di incontro. Io credo che, come ha detto il Presidente Zaia, la Adunata Nazionale è qualcosa di importante non solo per gli alpini ma anche per il territorio che la ospita. Per noi è il momento clou di ogni anno, tanto che molti dei nostri associati, e siamo 330.000 in Italia e anche all'estero qualcuno, per noi e per tanti di noi l'anno non è quello solare, ma l'anno va da una Adunata all'altra. Quindi, per dire quanto ovviamente noi ci teniamo, per dire il significato, come è stato già accennato dal Presidente Zaia, noi diamo a questo incontro che non è solo fare festa, è voler ribadire i valori che noi portiamo, voler fare in modo che questi valori vengano trasmessi soprattutto ai giovani, a cui noi teniamo. Noi siamo, posso dirlo, l'ho detto anche domenica in Piazza Duomo a Milano, siamo preoccupati che ci sia in questo momento veramente un decadimento, lasciatemelo dire, proprio dei valori veri, quelli che i nostri veci hanno insegnato a noi e che noi vorremmo insegnare ai giovani, soprattutto questa trasmissione che è fondamentale, perché un popolo senza identità non è un popolo. E l'identità è fondamentale anche per poterci confrontare con gli altri, per poter portare avanti anche rispetto agli altri quella capacità da un lato di incontro, ma dall'altro di difesa di quello che noi siamo. Questi siamo, questo è quello che noi anche alla Adunata di Vicenza vorremmo dire con forza. E lasciatemelo dire, io sono vicentino e trevigiano e quindi per me la Adunata qui nel nostro territorio, nella terra veneta, ha ancora più significato, tenendo conto tra l'altro che una grande fetta, quasi il 40% dell'associazione, è nel nostro Triveneto e quindi è veramente una presenza forte la nostra qui in questo territorio, una presenza che vuole continuare a dare il proprio contributo per la crescita e, ripeto, per la difesa dei nostri valori. Questo è quello che in questo momento mi sento di dire. Devo dire grazie alla città di Vicenza che ci ospita, grazie alla provincia di Vicenza e grazie alla Regione Veneto, perché insieme io sono convinto anch'io che faremo una grande Adunata. Grazie. Mi allaccio anch'io alle parole del Presidente Favaro, del mio Presidente. È stato veramente un piacere, un onore, oltre che una sfida importante, riuscire a avere la Adunata Nazionale a Vicenza nel 2024. L'insieme delle province che si erano proposte per questa Adunata era notevole, eravamo in quattro, quindi ci abbiamo voluto credere in maniera forte, ci abbiamo creduto fortemente e abbiamo ottenuto questo risultato. I valori, anche come ha detto il Presidente Favaro, sono molto importanti anche per noi, sono la nostra base, il nostro momento di incontro, il nostro momento fondante, oltre alla festa, alla felicità, al ritrovo che molti passano di anno in anno, si danno appuntamento alla Adunata anche provenendo da moltissime parti, sia d'Italia che di tutto il mondo, perché la Adunata degli Alpini è a livello mondiale, ci sono persone che si spostano da tutti i continenti. Siamo veramente felici e orgogliosi che questa Adunata sia a Vicenza nel 2024, un territorio vicentino che tutto assieme, le cinque sezioni vicentine, perché oltre alla sezione di Vicenza ci sono Asiago, Bassano del Grappa, Marostica e Valdagno, insieme riusciamo a fare quasi 35.000 soci, quindi a livello anche nazionale pesiamo in maniera forte. Ci sono delle grandi aspettative su di noi, stiamo lavorando da mesi, quindi dal giorno dopo nel quale ci è stato data
C'è stata data appunto la possibilità di ospitare la Dunata, stiamo lavorando in maniera forte con vari gruppi di lavoro che si occupano delle varie tematiche, dalla viabilità alla comunicazione, alle manifestazioni, alle mostre. Quindi stiamo lavorando da mesi, grazie al presidente Pinamonti che è sempre presente pur essendo di Trento, però ormai ha preso quasi la cittadinanza vicentina, quindi il presidente Pinamonti è molto spesso a Vicenza e di questo devo ringraziare chiaramente il comune di Vicenza che ci sostiene, la provincia di Vicenza, la regione Veneto attraverso il presidente Zaia e con l'amico Ciambetti, Roberto Ciambetti, che ci sostiene sempre in maniera così forte. Quindi vi auguro a tutti voi di essere presenti a Vicenza, di vedere e verificare questa bella adunata e noi faremo di tutto per essere ospitali al massimo. Grazie a tutti. Grazie. Presidente. Come presidente della provincia è veramente un po' un sogno che si avvera, che è iniziato quando con l'amico Lino Marchiori e il presidente Ciambetti quella sera a Udine abbiamo preso la stecca e ce la siamo coccolata fino a Vicenza in macchina come un bambino. Lì è iniziato un po' questo sogno che diventa realtà, bellissimo per tutta la provincia che rappresento. Ancora di più se pensiamo che all'interno dello stemma della provincia di Vicenza c'è quello che è un simbolo molto importante, sono i quattro sacrali che sono nel nostro territorio, le nostre montagne, che noi abbiamo unito anche con quella che è l'alta via della Grande Guerra, perché lì ci sono i valori, quelli che citava prima il presidente Favero, che magari in questi momenti vediamo un po' smarriti, e quindi la Dunata a Vicenza, in Veneto, per un Veneto alpino, potete immaginare cosa si possa significare, cosa possa significare per me e per tutti i vicentini. Questa volontà di identificarsi sempre di più con i valori dell'alpino, operosità, che ci appartengono quasi come fossero nel nostro DNA e che in questo modo vogliamo rappresentare e condividere e far sì che possano in qualche modo diffondersi anche con i più giovani. Come presidente della provincia stiamo lavorando affinché non sia solo una adunata della città di Vicenza, come è giusto che sia, come sarà, ma una adunata delle terre vicentine, perché tutte le terre vicentine, da Asiago a Recoaro fino a tutti i comuni, 114 comuni, si sentono identificati in questi valori. E quindi noi lavoreremo perché sia una adunata delle terre vicentine, perché in questo come vicentini e come veneti ci riconosciamo. Grazie. Prego. Sindaco di Vicenza. Grazie presidente. Prima il presidente Zaia diceva che la adunata degli alpini è a casa sua in Veneto, è ancor più a casa sua a Vicenza, che è la provincia, lo diceva. Ad accoglierla, la città sta facendo un grande lavoro insieme alla provincia e all'ANA, organizzativo, è chiaramente uno sforzo enorme ma che siamo contenti di compiere e c'è proprio l'attesa della adunata. Ci tengo solo a fare un ulteriore passaggio perché è stato detto tantissimo da chi mi ha preceduto, è una adunata frutto di un grande lavoro di squadra, lo si è detto prima, le istituzioni, gli alpini chiaramente. Un lavoro che arriva da lontano, noi l'abbiamo ereditato, è stato un lavoro portato avanti dall'amministrazione che ci ha preceduti, quindi è giusto riconoscerlo e siamo contenti di raccogliere questo testimone perché appunto, a prescindere dalle amministrazioni, il sentimento, il legame che lega questa terra agli alpini è fortissimo e quindi la prospettiva di ospitare a Vicenza la Dunata è per la città, per la provincia, per la regione, faccio mie le parole del presidente Zaia, davvero un momento e un appuntamento importante per tutti noi ed è stato possibile ottenerla solo grazie, lo ripeto, a un grande lavoro di squadra da parte di tutti. Grazie a tutti. Grazie. Velocemente vado a prendere le ultime parole di Giacomo Possamai e a correggere un attimo il mio presidente Lino Marchiori. Lino ha detto un lavoro iniziato. Sto tranquillo se corregge. No, Lino ha detto iniziato il giorno dopo averla portata a casa, ma
Ricordo che su input del Presidente Zaia la Regione Veneto con il Comune di Vicenza ha costruito questa candidatura, l'ha resa diciamo migliore rispetto alle altre, quindi come Regione Veneto fin dall'inizio crediamo a Vicenza 2024, anche perché la città di Vicenza aspettava questo appuntamento da tantissimo tempo. Ricordo che l'ultima Vicenza fu nel 1991, io l'ho vissuta a 5 anni dopo il congedo, ma in maniera diciamo abbastanza leggera. Questa invece penso sarà, con l'evoluzione che hanno avuto le adunate sempre negli ultimi anni, che puntano veramente a diffondere la cultura alpina, a diffondere lo spirito alpino, a far capire quanto gli alpini fanno, parlo dell'Associazione Nazionale degli Alpini, in tempo di pace, nel senso di attività culturale, attività di solidarietà, attività nell'ambito della protezione civile con, penso, numeri che nessun'altra associazione può mettere in campo a livello nazionale. Ed è bene spiegare questo con eventi importanti come la Adunata Nazionale. Saranno secondo me giorni importanti, giorni bellissimi, l'organizzazione sta proseguendo in maniera assolutamente impeccabile, c'è aspettativa, vi assicuro, da tanti territori, io ho un po' il polso dei colleghi delle altre regioni nazionali e tanti si aspettano appunto da Vicenza, un momento importante. Ero a Melbourne i giorni scorsi e gli parando per appunto per venire a Vicenza, perché sanno quanto importante sarà questo avvenimento. Quindi la Regione Veneto ci ha creduto fin dall'inizio in maniera importante. Ricordo anche la variazione di bilancio fatta lo scorso anno in bilancio nell'immediatezza dell'aggiudicazione appunto su Vicenza. Ripeto, per noi sarà un grande momento e come Regione Veneto, ripeto, ci abbiamo creduto fino dalla formulazione. Noi potremmo passare la firma. €1.000 già stanziati, 250 nel bilancio 2023 e 350 ce li avremo nella previsione 2024, motivo per cui noi il bilancio lo dobbiamo votare, perché se non altro abbiamo questo grande obiettivo, no? Al di là delle battute ci teniamo a onorare, e poi penso che Regione e Comune siano i due sponsor alla pari, non avevo anche 100.000 euro di viabilità, però insomma immagino che voi avrete anche altre spese. Però Ciambè diceva a Melbourne, io posso dire che qualche giorno fa ero a Bibbano e i miei alpini di Bibbano, cioè, sono tutti gasati. Non parlo di quelli del Codogné, perché quelli del Codogné, no, perché devo dire che noi l'abbiamo veramente, ha ragione Ciambetti, ma penso di condividere il pensiero di tutti, qua l'abbiamo veramente sospirata a sto giro. Io penso solo cos'è stato Bassano nel 2008 per avere una dimensione dell'apoteosi che ci sarà. E quindi una preghiera a tutti i cittadini di comprendere qualche disagio, ma è un'occasione ovviamente di difesa identitaria, di valoriale e anche di promozione dei nostri territori. Vi ricordo che gli alberghi, se Presidente lo vuol dire, sono occupati in che raggio? Cioè 10-15 km, 20. Tutto il Veneto. Tutto il Veneto, nel senso che... E penso che questo sia un bel segnale anche insomma per il nostro comparto economico. Perdonatemi, ma vanno dette queste robe. Dove firmiamo? Vedete che leggi non si può spostarlo per colpa tua. Presidente, prego. Presente per te che è la sopra. Posso? Prego, portalo. Nel frattempo mi sono dimenticato di dire una cosa che comunque è importante. Il Consiglio nazionale di novembre ha approvato anche il motto di questa adunata, per dire quanto noi ci teniamo ai valori. Il sogno degli alpini, la pace. Bravo. Complimenti, non c'è solo Ucraina e Medio Oriente, ci sono 60 guerre in questo momento nel mondo, non ci sono perseguitati di serie A e di serie B, ci sono 60 guerre nel mondo. Presidente, un segno, è un nostro sponsor della Dunata di Vitevis, ha portato un paio di bottiglie che ha il cofanetto che ci accompagnerà per tutto questo periodo. Ah, grazie. Anche già fresca, vedi, gli alpini, se sei. Grazie. Quello sto qua va a temperatura ambiente, il Durello va un po' più fresco. Scusa, faccio vedere. Sì, ma scherzo. Grazie.
Grazie mille. Facciamo la firma qui, portate qui, facciamo qui. Allora. Per ultimo e trovo sì. Il buso, no? Vai. Che te sa. Cosa è successo? Ti comprerò dopo. Ah, tu sei fratello d'Italia adesso? Basta. Banco. Sì, questa è la costituzione del Comitato d'Onore che fondamentalmente vede l'impegno di coloro che hanno comunque sostenuto e promosso la donata. Grazie. Se avete domande per il Presidente? Prego, Presidente. Sì, noi crediamo, abbiamo anche i dati non ancora definitivi di Udine, nei due giorni diciamo della donata, quelli clou, che sono il sabato e la domenica, circa 500.000 presenze. Questo è il numero. Pioveva Udine? Pioveva quattro giorni. Quindi qui ci dovremmo preparare a una presenza significativa, ecco, qui due giorni. Perché in Veneto non piove quando non serve. Ognuno si attrezza come può. Prego Enrico, vai. È un esordio questo? Però devo fare questa domanda. È stato previsto qualcosa, come dire, per promuovere la cultura del rispetto contro tutto quel filone delle molestie? Beh, vorrei ricordare, forse qualcuno non lo sa, ma siamo stati i primi ad aprire un sito degli alpini su questo tema ancora subito dopo la donata di Rimini. Quindi direi che noi ci siamo sempre stati. Posto Enrico? Perfetto. Altro? Prego. Grazie ancora. Grazie. Roberto, prego. Allora, sono qui assieme al Sole Marcato, ma invitiamo comunque anche il Presidente Spagna e il Presidente Beghetto. È un'altra comunicazione che non è proprio da bruscolini. Questo è il mese delle grandi firme, ne abbiamo fatto una con il Presidente Meloni, 607 milioni di euro in Fiera di Verona, che è stata l'occasione anche per parlare del PNRR, di grandi progetti del Veneto, e dall'altro oggi si va a completare, possiamo dirlo, un percorso importante che è quello che noi siamo partiti con una ristrutturazione, che non è un maquillaggio, una vera ristrutturazione di quello che è la finanziaria regionale, che diventa holding, e sapete, il 23 luglio se non ricordo male, o il 4 luglio, vabbè, insomma, a luglio del 2023, quest'anno, c'è stata questa ovviamente approvazione in Consiglio regionale della nuova struttura, con ovviamente il Veneto Sviluppo che diventa holding, Veneto Innovazione, e qui avete i due presidenti, che diventa, fa parte di questa holding, e quindi abbiamo ristrutturato le nostre, diciamo, la nostra finanziaria regionale con un braccio operativo importante. E oggi, e poi passo la parola all'assessore Marcato, oggi parliamo di una roba non da poco, appena approvata in giunta, sono 540 milioni di euro, parla di fondi regionali e fondi europei che noi dedichiamo, pensate, vi do solo un dato, stiamo parlando di un periodo di tempo che va dal 2024 al 2029, ci riferiamo più o meno a quasi 40.000 imprese venete, non aggiungo altro. Prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno. La Regione Veneto. 424.000 sono le imprese attive ad oggi, 180 miliardi è il PIL complessivo della nostra regione. Nei primi sei mesi abbiamo fatto 42 miliardi di export, che sono il record assoluto, siamo la prima regione d'Italia per export.
Siamo la prima regione per aziende che attraggono capitali dall'estero, prima regione d'Italia. Abbiamo un tasso di occupazione del 4,2 che praticamente è vicino al tasso fisiologico e abbiamo una crescita di PIL che è la più alta d'Italia al 0,8%, media italiana 0,7%, e rappresentiamo il 9% del PIL complessivo del nostro paese. Questi sono i dati importanti, grossi di questa regione. Ovviamente per continuare a supportare una crescita così dinamica e robusta c'era bisogno di avere una macchina adeguata ed è il motivo per cui abbiamo completamente rivoluzionato Veneto Sviluppo e completamente rivoluzionato Veneto Innovazione. E oggi abbiamo, attraverso delibere di giunta, abbiamo deciso di destinare a Veneto Innovazione per la propria operatività oltre 500 milioni di euro. Che sono complessivamente divisi in due macro aree, una che riguarda la finanza agevolata e quindi i fondi di rotazione che avevano perso appeal nel periodo in cui i tassi erano allo zero. Oggi evidentemente quello scenario sui tassi è completamente cambiato e quindi diventa importante il tema del credito. Uno, perché le aziende fanno fatica ad avere credito dal sistema bancario e due, perché quando ce l'hanno comunque il costo del credito è un costo importante. E noi andremo a intervenire, come abbiamo già fatto e continueremo a fare, proprio su questo, abbassando la pressione sui tassi. E l'altro invece che riguarda i fondi PRFESR e quindi quelli europei, comunitari, e lì abbiamo già declinato tutta una serie di iniziative che vanno dall'innovazione alla ricerca per le nostre imprese e per le reti innovative e per l'attrazione di investimenti. Le nostre aziende, noi sappiamo che il 97% delle imprese venete ha meno di 9 dipendenti. Quindi stiamo parlando di un microcosmo imprenditoriale che non ha eguali al mondo. Nonostante questo, nonostante la dimensione piccolissima delle nostre imprese, abbiamo dei dati che ci confortano molto, che ci raccontano una capacità di fare innovazione e ricerca pur in queste dimensioni davvero importante. È del tutto evidente che per continuare ad essere competitivi anche nel mondo, queste aziende hanno bisogno di poter continuare a fare innovazione e ricerca ed è lì che noi andremo a lavorare in maniera robusta. L'obiettivo è quello di continuare ad essere regione traino, così come ci ha dipinto il Sole 24 Ore un mese e mezzo fa, raccontandoci che Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono le tre regioni traino, non d'Italia ma d'Europa. E questa è la nostra sfida. Grazie Presidente. Vorrei fare due parole al volo al Presidente Spagna su questa nuova visione di Veneto Sviluppo e al Presidente Beghetto sulla nuova visione di Veneto Innovazione, perché cambia il mondo di Veneto Innovazione. Diventa l'ente pagatore e programmatore, diciamo, per conto della holding. Prego. Grazie mille. Ovviamente per noi di Veneto Sviluppo è stato oggi è la conclusione di un percorso che, come è stato accennato, è durato veramente parecchio. Non è stato semplice ristrutturare e ovviamente oggi, perché si è sempre ragione. Io credo che lo siamo diventati a tutti gli effetti. Perché? Perché in realtà abbiamo dotato questa macchina di tutte quelle caratteristiche che in qualche misura aveva bisogno per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Il fatto che è 100% regione, il fatto che grazie appunto all'operazione siamo in grado di portare i fondi di cui adesso sia l'assessore che il presidente hanno parlato e soprattutto a mio avviso anche perché abbiamo portato il tema dell'attrazione degli investimenti al centro della nostra attività, mettendola a sistema e consentendo tra l'altro di tale armonia per me è importante e che credo oggi sia effettivamente l'elemento che giustifica questa festa anche che stiamo facendo, perché finalmente siamo nelle condizioni di poter operare al meglio e di questo naturalmente ringrazio il Presidente e tutta la Giunta. Grazie, grazie mille. Presidente Beghetto. Beh, per noi come Veneto Innovazione questo diventa un momento molto importante, perché questa ristrutturazione ci vede diventare come il braccio operativo della regione a gestire questi importanti asset
per la regione che è strategico, sono i finanziamenti appunto alle imprese. Come avete innovazione, noi abbiamo una struttura di persone e di mezzi che siamo pronti ad accettare questa sfida e anzi ringraziamo la Regione e il Presidente per averci dato questa possibilità di far parte di questa importante strutturazione che è importante appunto per il Veneto. Quindi noi siamo pronti ad accettare questa sfida e andiamo avanti su questo lavoro. Grazie. E poi tradotta in soldoni cosa vuol dire? Che abbiamo raccorciato al massimo le catene decisionali, nel senso che il passaggio dalla fase diciamo burocratica a quella operativa è ridotto ai minimi, altrimenti l'alternativa quale sarebbe stata? Che avremmo dovuto andare sul mercato, far gare, eccetera. Noi non ce l'abbiamo col mercato, ma siccome è tutto in casa, cerchiamo di fare in modo, la regione ha 2.763 dipendenti e in questo oltre alle partecipate, ma sono anche dei professionisti, vorrei ricordare, quindi tutto quello che possiamo fare in casa lo facciamo. E io volevo aggiungere un'ultima roba, ma non me la ricordo più, rispetto a questo progetto. Ecco, adesso mi sono ricordato, nei 607 milioni di euro sottoscritti, diciamo l'accordo sottoscritto con la Presidente Meloni, quindi con il governo in quel di Jobs Orienta, e devo dire che una parte di quei soldi, sono 134 milioni, vanno a cofinanziare PNRR, FERS, quindi imprese. Vuol dire che noi con quei 135-34 milioni creiamo una leva sul mercato alla fine di quasi 2 miliardi e mezzo. Quindi capite che qui la celerità, la tempestività significa 2 miliardi e mezzo sul mercato. Cioè così si amministra, non è che possiamo amministrare con le tasse. Io so che magari sarebbe molto più semplice mettere tasse di qua, mettere tasse di là. Ci sono regioni che hanno 300 milioni, 200 milioni, 800 milioni di tasse, di gettito da tasse. Ecco, noi ci vantiamo di essere quelli. Pensate, vi do un dato solo. Se voi vedete la graduatoria delle tassazioni, noi siamo i più puliti, ma addirittura abbiamo un meno 1.700.000. Cosa vuol dire? Vuol dire che addirittura, oltre a non tassare, utilizziamo per la disabilità, ci viene messo in conto che utilizziamo delle risorse nostre per far fronte a un tema che è assolutamente discrezionale. È una linea di finanziamento, se volete, infinitesimale su quasi 18 miliardi di fatturato, di bilancio. Però questo vuol dire amministrare. E penso che questa celerità che riusciremo a raggiungere con l'operazione che abbiamo fatto, ne parlava prima l'assessore Marchiato, si va in questa direzione. 2 miliardi e mezzo sul mercato. 2 miliardi e mezzo sul mercato sono poca roba. Se avete domande c'è l'assessore a disposizione, prego. Perché la leva, vi ho detto che nei 135 milioni che abbiamo finanziato dei 607, i 135 messi dentro nel frullatore del sistema dei finanziamenti alle imprese, cuba già quei 135, cubano già 2 miliardi e mezzo. Considerate che loro comunque ne hanno 5,50 con questa operazione di oggi. Io vi ho detto, guardate che anche l'altro giorno è accaduto questo. La celerità è che ci permette di essere subito prontamente presenti sul mercato, in virtù del discorso che faceva l'assessore. Vengono girate a Veneto Innovazione, che a sua volta poi li destina a seconda della modalità programmatoria. Sì, allora, sono fisicamente presso Veneto Innovazione, noi abbiamo già evidentemente una linea di programmazione già concordata tra l'altro con il territorio, nel tavolo di partenariato, condivisa con le associazioni datoriali, con le associazioni di categoria, con i sindacati, con il sistema bancario, e dopodiché di volta in volta noi andiamo a declinare attraverso la scelta del bando come destinare le risorse alle imprese, o sul credito o con interventi diretti a fondo perduto, o sulle reti innovative di impresa, a seconda, ovviamente su un programma già stabilito che abbiamo condiviso anche con Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione e anche con il comitato tecnico scientifico che è presente presso Veneto Sviluppo. Insomma, cioè, è un programma assolutamente che risponde alle esigenze del territorio. Questo. Non è un caso che tutti i bandi che riguardano il mio assessorato vanno sempre in overbooking. E questo credo sia il risultato più bello per chi fa il nostro lavoro. Altre domande di altro genere?
Grazie, buongiorno. Grazie a tutti e grazie Presidente Favero.